Chiedo scusa, sono della televisione, ma lui è il presidente della Valle d'Aosta. Certo. Il presidente della Valle d'Aosta, Augusto Rolandin, è qui per la campagna elettorale del candidato sindaco del PD, perché ad Aosta Union Valdoten e Democratici sono alleati. Union Valdoten è quella del presidente della regione, esatto, Rolandin? Sì. Quello che ha detto che non vuole profughi qui in Valle d'Aosta. Esatto. Ed è col PD che invece vuole che... c'è Renzi? Sta con Renzi? Però è strano, no? Sì. Cioè, nel senso, il presidente... ha perfettamente ragione, però... Il presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, monsieur Augusto Rolandin. Cioè, lei è quello che ha detto no a 70 profughi da accogliere in Valle d'Aosta. È lei? In persona, tu la sto conoscendo. Si vergogna un pochino. Non lo può accogliere lei. Lei non ha capito come funziona. Vabbè, mi scusi, lei ha detto no a 79 persone su 74 comuni. Ha mandato una lettera, è scritto, voglio dire, certo, non è... quindi è vero, perché non li vuole? No, non è che non li voglio, non ci sono i posti per... Ma come non ci sono? Non c'è proprio, lei è sicuro, non c'è posto dove accoglierli in tutta la Valle d'Aosta? A oggi no. 72 persone. Uno per uno a paese. Ascolti, ma lei ha visto in Sicilia com'è? Secondo lei in Sicilia ci sono, eppure li accogliamo. Nel Lazio secondo lei ci sono le strutture. Stanno esplodendo tutte le regioni. E qui invece è tutto... Non c'è nulla praticamente. Cioè, in un momento come questo, non pensa che forse bisognerebbe aprire un po' il cuore, magari? Se prende a casa sua. A casa mia? Se prende a casa sua. Allora li prendiamo. Li ha presi? Sì. Cosa, a casa sua? Bene, allora se li prende andiamo più. Buona passeggiata. Quando arrivi ad Aosta, la prima cosa che noti è questa. Sembra abbandonato. Osteria dell'Aviatore. Chiuso. Questo era un albergo a 3 stelle. Guarda, qui c'è scritto l'ospitalità italiana. Quanti posti? Sono 42 camere. 42 camere. Cioè, non è da tanto che è chiuso. Questo qua basterebbe 4-5 cose di manutenzione ed è pronto. Sì. Ah, cioè, c'è pure la cucina. Sì, sì. È tutto perfetto. Cioè, potrebbe essere funzionante subito. È perfetto. Tutto nuovo. Guarda quante stanze vuote, inutilizzate. Cioè, guarda qua. Cioè, tutte le stanze sono così. Un materasso nuovo, inutilizzato. Guarda qua, coperte. Buongiorno. Dice che non ci sono posti per accogliere i profughi. Qui c'è un hotel inutilizzato con 60 camere. Ci sarà un motivo che è legato alla proprietà. Non è proprietà regionale questa, eh. Sì, è un privato, però voglio dire, dice che non ci sono spazi per accogliere la gente, qui ci sono, se sei in un momento di emergenza, voglio dire, due quasi possono mettere. Ma lei dove abita? In che senso? No, mi chiedo. A Roma. A Roma. Giusto per sapere, quanti metri quadri ha nel suo appartamento? 70. In quanti siete? 2. Potrebbe accogliere 4 persone. E come lo fa? Come no, a Roma siamo pieni. Se no, di profughi. A casa sua ne può tenere 4. Ma io mica le sto dicendo a casa sua, mica lei abita qua in questo hotel, mi perdoni. No, ma infatti no. Adesso andiamo avanti e vedremo l'hotel Joly, che è un altro hotel che attualmente è inutilizzato. Ma... Con Stefano Ferrero, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, proseguiamo il nostro giro per la valle. Ecco, è quello lì, l'hotel Joly. Perfetto, è perfetto, sembra addirittura tinteggiato di fresco, quindi... Pardon? Sì, salve, buongiorno, è per la vendita dell'Hotel Joly? Sì, dica. Senta, ma quante stanze ci sono dentro? 25. Siccome c'è un'emergenza e hanno chiesto di trovare dei posti per profughi, si potrebbero accogliere da lei? Le camere sono funzionanti. Sono io perfette. Posso aprire anche domani mattina, se voglio. Direi che in tutta Italia i prefetti hanno anche la facoltà di ottenere
a disposizione gli hotel che sono a disposizione. Sembrerebbe che però qui, coincidendo la figura del prefetto col presidente della regione, ogni tanto ci sia qualche piccola confusione. Ah, perché qui il prefetto è il presidente della regione, sempre lui. Dove stiamo andando? Stiamo andando nella Val d'Ayas, che è la valle del presidente della regione. Che qui chiamate anche come? Imperatore. Ecco qua, affittasi alloggi. Affittasi. Qui, affittasi, tre cartelli. Vendita, affittasi sotto, affittasi. Affittasi anche lì, lì, un altro qui, affittasi. Il presidente della regione qui ha detto che non ci sono posti dove poter accogliere profughi. No, ma ha ragione per quello, perché non è il problema delle case in affitto, è il problema che il lavoro, è il problema che ci manca anche a noi molte cose. Quindi non è vero che non ci sono posti, non li volete? No, no, io sinceramente di persona mia non li vogliamo, io preferisco vivere in italiano. Avessi un affitto lo dovrei in italiano, però lo Stato non mi dà 40 euro per l'italiano, me li dà per l'immigrato, è lì il problema. Lei non pensa che è un po' sparsi per l'Italia? No, assolutamente. No, solo il sud? Non è solo il sud. No, non solo il sud, no. Sia chiaro, via non dall'Italia. Ah, via dall'Italia. Per gli italiani, primo. Pure qua, affittasi, affittasi. Affittasi alloggi, vendesi. Tieni conto che il 77% del patrimonio abitativo qui è costituito da seconde case. Quindi in pratica... Cioè case di villeggiatura. Case di villeggiatura, comunque case nella disponibilità, quindi non case di prima abitazione. Affittasi appartamento monolocale, due posti letto e televisione. Cioè basterebbe questo? Basterebbe uno questo. Uno questo chiedeva e il governo. Comune avrebbe, diciamo, assolto al suo dovere. È l'ultimo giorno di campagna elettorale. Ecco il premier Matteo Renzi. Presidente! Il capo del governo, dal palco, ribadisce che per i profughi ognuno deve fare la sua parte. Il principio di solidarietà va sempre rispettato a tutti i livelli, così come noi chiederemo a tutte le regioni, chiederemo a tutti i paesi europei. E dopo il comizio, tocca al governatore e alleato Rolandin. La sera prima, a me aveva detto, prendeteveli a casa vostra. Ora, accanto al premier, i toni sono diversi. La regione Valle d'Aosta, solo detto che in questo momento non era pronta, non aveva la disponibilità, ma chi sta attrezzandosi perde. Tanto per spiegare che non c'è nulla di ideologico, non c'è nulla di preconcetto. Si può fare qualche domanda, Piazza Pulita, la sette, no, a proposito di questo? Non è ideologico, perché noi i posti li abbiamo visti, qui li abbiamo trovati, c'erano i posti. Per cortesia, in questo momento in cui vorrei firmare il documento, le domande di Piazza Pulita le facciamo volentieri in un altro momento. O comunque se devo fare al presidente, sì, assolutamente. Senta, presidente, ieri però il presidente della regione ci ha detto che non li vuole qui proprio. Grazie, buone, arrivederci.